Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Pronti per continuare la modalità avventura. Ci siamo fermati qui proprio nel punto in cui ci siamo salutati e dobbiamo andare verso il villaggio della foglia. Allora, mappa del mondo, sì, lo so come funziona. Dobbiamo andare qui, villaggio della foglia. Andiamo a Konoha, paese del fuoco. Come va, come va, come va, come state? Che fate? Villaggio della foglia. C'è il volto di pietra di Kakashi. Molto bene. No, filmato d'ingresso. E ce sai. E andiamo allo stadio dell'esame di selezione dei Chunin. Così si fa la mappa, un triangolo. Qua vediamo le missioni con R1, ok. Guardate quanta gente che c'è a Konoha, altro che il villaggio della sabbia. Dice di girare e giriamo. Ora di qua. Chi lo sa? Corri, 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 corri. Quante bergamene. Eccoci qua. Lo stadio. Mi sto dando l'opportunità di leggere, ragazzi. Almeno. Minchia, che faccia. Sasuke Uchiha. Eravamo simili, nel senso che entrambi eravamo spinti da una volontà che aveva abbracciato l'odio. Quanti flashback, ecco perché mi interessava. Allora io credevo che le persone spinte dall'odio fossero in assoluto le più forti. Già. Poi le hai buscate di brutto. Oh. Scontro di flashback. Usiamo Sasuke. No, usiamo Gaara da piccolo. Ah.
Funerale del deserto. Ah, ma non ho la mossa finale. Va bene. Boom. Faccio sempre la stessa perché penso di fare qualcosa di diverso invece. Oh, oh, oh. Armatura di sabbia. Qua Sasuke che ha già il marchio, mi sembra. In questo evento aveva già il marchio. Quello impostogli da Orochimaru. Aia. Sasuke da dietro. C'è un vincitore, però eri già morto. Mi dispiace. È sempre C. Vabbè ragazzi, non fate caso ai gradi che prendo, perché queste sono battaglie così soft da mandata avventura. Qui anche se non si prendono valori alti, ma poi con gara non è che sia tanto facile. Comunque nel frattempo sto caricando il video precedente a questo episodio, il primo episodio della modalità avventura di Gaara. Sì, che poi ti sei anche semi trasformato. No, sbagliato, schiacciare. E questa è la prima puntata dello Shippuden. Da qui hanno rilasciato lo Tsukuyomi infinito. Bene, andiamo dal sesto Hokage finalmente. Ma potevamo andare di lì? O era una strada senza uscita? Sì, è una strada senza uscita. Corri ragazzo laggiù, ta ta ra, na 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 na. Ciao te Marino, non mi rompere le basi, te Marino. Ino Yamanaka. Capovolgimento spirituale. Perché non si possa saltare? Salta il rospo, salta anche Gaara. Chi non salta è un figlio. No, non faceva ridere. Eccolo! Attacche Kakashi e Shikamaru Nara. Chiedo scusa. Quanto tempo, Gaara, cioè Kazekage. Ciao anche a te, Kankuro. Grazie per aver accettato di incontrarci.
Questo non è un incontro ufficiale, vero? Direi che possiamo fare a meno di ogni formalità. Mi dispiace per averti fatto aspettare così a lungo, dopo tutta la strada che hai fatto. Non c'è problema. Durante l'attesa sono andato a visitare dei luoghi legati ai miei ricordi. Sono felice di sentirtelo dire. Bene, ora basta chiacchiere. Sì, cominciamo. Kankuro, puoi andare. Ho capito. Lo stesso vale per te, Shikamaru. Va bene. E due cognati. E parlano. Ehi, sono stato davvero sorpreso di vederti. Che è successo? Beh, ho pensato che avrei potuto provare ad essere d'aiuto all'Hokage. Certo che ne hai pensate di cose, eh? Che cosa vorresti dire? L'immagine che ho di te risale ai tempi dell'esame da Chunin. Ti ho sempre considerato una persona che vede ogni cosa come un fastidio. Ehi, aspetta. Ho sentito dire che hai avuto bisogno dell'aiuto di una donna per sconfiggere certi nemici. L'ha detto Temari. Non mi stupisce. In ogni caso è la verità. Ah sì, il quartetto del suono. La donna del suono era davvero forte. Io non sapevo cosa fare ed ero in difficoltà. Se non fosse stato per lei a quest'ora non sarei qui. Taiyuya. Sono veramente in debito con lei. Poco, ma sicuro. Devo trovare il modo di sdebitarmi un giorno, anche se so che mi costerà parecchio. Eh già. Accidenti, ora sono in imbarazzo. Colpa tua che sei andata a parlare di quella storia. Eh? Dai, che problema c'è? Il tutto ci ha aiutato a conoscerci meglio. Cosa? Hai intenzione di fornire il tuo aiuto all'Hokage, allora ricoprirai il mio stesso ruolo. Ah, capisco. Il prossimo Hokage? Ah, la discussione è già finita. So che non vedi l'ora che inizi la prossima era, ma nel frattempo vedi di aiutare anche me, va bene? Certo! Grazie di tutto, Kage. Sono felice che abbiamo potuto parlare di persona. Sono convinto che il prossimo incontro porterà dei risultati. Sicuramente. Anche se le cose non stanno proprio come le dipingete voi, anche io aspetto con ansia la prossima era. Se continuiamo ad apprezzare i legami come questi, di sicuro la prossima era sarà migliore. Sono felice di poter camminare accanto all'Hokage e spero di poterlo fare anche con il prossimo. Beh, di sicuro puoi camminare al mio fianco, ma non so se riuscirai a reggere il passo del prossimo Hokage. Perché sai, lui corre a piena velocità. Hai ragione, allora dovrò riuscire a non rimanere indietro. È diventato un ottimo Kasekage. Se lui è il Kasekage di cui ha bisogno la sabbia. Ormai per me non è più un semplice fratello. Nutro per lui un profondo rispetto. Ciao allora. Bene, e anche l'incarico di questo, diciamo quello principale, è stato fatto. Bene, nuovo evento disponibile. Chi sarà? Darui. Perfetto. Bene, la prossima volta faremo quelli.
Bene, è ora di ritornare alla sabbia. Ci vediamo direttamente lì, ragazzi. Eccoci qua, come sempre, salviamo. Ok, salvataggio completato. Io direi che per oggi possa essere tutto. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e alla prossima. Ciao!